410 soci. ettari di terreno alle pendici del Monte Vulture. centodiecimila alberi secolari e maestosi di olivo. venticinquemila quintali di olive della varietà Ogliarola del Vulture raccolte ogni anno. 5.000 metri quadri di strutture coperte tra uffici e magazzini. 1 frantoio organizzato secondo principi di efficienza e di controllo rigoroso della qualità. 450.000 litri di finissimo olio prodotto ogni anno. Tutto questo è la cooperativa Rapolla Fiorente, che dal 1968 lavora seguendo una tradizione secolare animata dall'amore e dal rispetto per la sua terra antica e generosa. Un'importante realtà nel settore della cooperazione che alla tecnologia e alla modernità ha saputo sapientemente accostare la tradizione e gli insegnamenti delle generazioni passate, a garanzia di un prodotto che nei secoli ha mantenuto inalterato il suo sapore e le sue proprietà. La cooperativa ha sede in provincia di Potenza, a Rapolla. Il centro vanta un nobile passato, prima come roccaforte longobarda e poi come residenza di un'importante comunità basiliana. Il Monte Vulture, il vulcano spento, si erge maestoso come un guardiano a protezione di queste verdi distese di uliveti, alberi maestosi dalla radice contorta e il tronco solenne. Prezioso e indispensabile nutrimento, l'olio extravergine che ne deriva è conosciuto e apprezzato da tempi remoti, ancora vivi nell'animo di coloro che da sempre, con passione e impegno, si dedicano alla cura delle olive. La coltivazione, la riproduzione e la potatura delle piante avviene con metodi naturali, così come ogni fase della raccolta e lavorazione dei frutti. La cooperativa Rapolla Fiorente ha aderito al progetto di tracciabilità dei prodotti agroalimentari. In questo modo il consumatore, mediante un sistema di codificazione apposto sulla confezione, ha accesso alle informazioni relative al processo produttivo e alla provenienza del prodotto. Il progetto di tracciabilità impone all'azienda un costante controllo della qualità nei cicli di produzione, trasformazione e distribuzione. E così, attenendosi scrupolosamente alle direttive aziendali, i soci della cooperativa seguono personalmente i singoli passaggi e molto spesso con metodi che si tramandano immutati dai tempi della dominazione romana. La raccolta delle olive, rigorosamente a mano, viene effettuata a novembre, quando i frutti sono arrivati alla giusta maturazione. La scelta del periodo è fondamentale per preservare al meglio le caratteristiche qualitative dell'olio. A fine giornata, i trattori colmi delle olive così raccolte rientrano nello stabilimento. Le olive, dopo essere state selezionate e pulite da foglie ed altre impurità, sono pronte per le fasi successive. La cooperativa Rapolla Fiorente garantisce la lavorazione delle olive appena colte, grazie ad una capacità lavorativa di 1200 quintali al giorno. Ciò assicura un olio a bassa acidità, che conserva l'aroma fragrante e il sapore del frutto. La sala macchine di Rapolla Fiorente è quanto di più innovativo e tecnologico esista oggigiorno sul mercato della produzione olearia. Qui una macina con ruote in granito permette la frangitura, ovvero la frantumazione delle olive.
si passa alla gramolatura. Con questa operazione la pasta viene rimescolata delicatamente a temperatura controllata e se ne riduce il volume. Questi sono i separatori in cui l'olio viene appunto separato dall'acqua residua e preparato per l'ultima fase, la decantazione e il filtraggio, che nello stabilimento di Rapolla Fiorente avviene ancora attraverso semplici filtri di cotone. Una volta imbottigliato e pronto alla vendita, il Sarolo si presenta come da sempre, un olio fruttato, a bassa acidità, con gusto amaro leggero e piccante persistente, un fresco profumo che ha il colore dell'oro. Un oro antico, per secoli simbolo della prosperità e dell'abbondanza. E oggi come allora è il condimento immancabile sulle nostre tavole, ottimo con qualsiasi pietanza. Elemento principe della dieta mediterranea, ormai ritenuta in tutto il mondo una dei modelli alimentari più vari ed efficaci per star bene, l'olio extravergine d'oliva è ideale sia crudo che cotto. È indicato per un'alimentazione sana ed equilibrata, grazie all'insieme delle sue proprietà, la composizione acidica con predominio di acidi grassi monoinsaturi, un perfetto equilibrio di poliinsaturi, il contenuto di vitamina E, di protovitamina A, di antiossidanti e l'effetto protettivo sulla salute. Così vengono prodotti il Principe del Vulture e il Sarolo in un giusto equilibrio tra tecnologie avanzate e tradizioni secolari. Il nome stesso de Il Sarolo ci proietta in un passato denso di storia e cultura nella rievocazione dello scultore lucano Maestro Sarolo, autore dei magnifici bassorilievi della Cattedrale di Rapolla. Il sapore del passato e del futuro. Il valore di un alimento senza tempo.